Tanto tempo fa, Dio creò l'uomo e la donna. Essi si chiamavano Adamo ed Eva, e Dio li mise in un giardino, il giardino dell'Eden. Dio fece spuntare nel giardino tantissimi alberi pieni di frutti squisiti da mangiare. Mise l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio disse all'uomo che poteva mangiare liberamente di ogni albero del giardino, ma gli raccomandò di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché nel giorno in cui lo avrebbe mangiato, sarebbe morto. Nel giardino si aggirava l'animale più astuto di tutti. Era il serpente. Egli si avvicinò ad Eva e iniziò a sedurla, mettendo in dubbio tutto quello che aveva detto Dio, facendole credere che se avessero mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non sarebbero morti, ma che sarebbero diventati come Dio. Così Eva mangiò quel frutto e lo diede anche ad Adamo. Essi peccarono e in quell'istante si accorsero di essere nudi e si coprirono con delle foglie di figo. Inoltre, sentirono Dio passeggiare nel giardino ed essi si nascosero dietro gli alberi. Così Dio li chiamò e Adamo ed Eva, dopo essere usciti allo scoperto, dissero ciò che era accaduto. Dio allora, dispiaciuto, li mise davanti a delle conseguenze e dopo averli vestiti con delle tuniche di pelle, li mandò via dal giardino affinché non mangiassero il frutto dell'albero della vita. Che brutta fine fecero Adamo ed Eva, starete pensando. Nel mondo era entrato il peccato e che brutta fine avrebbe fatto di conseguenza tutta l'umanità. Ma state tranquilli, qualche anno più in là sarebbe arrivato un uomo che avrebbe sistemato ogni cosa. Sì, avete capito bene. Un uomo che avrebbe tolto anche il peccato. Vi do solo un indizio. Si chiama Gesù.